Montaldo viene? Sì. Vedi un po' che salga, ce ne sono 20.000 sue pratiche. Vieni un po' di venire subito. Dai. Bagaglio c'è, dai, 28. 28. Eh sì. Non c'è Montaldo. Ah, giusto, allora, 28, assessore Pappagallo, tavolo tecnico di coordinamento delle attività di vigilanza. Approvata. L'altra sera sono andato a mangiare con un assessore dell'Emilia, ma ha detto che loro le pratiche le danno per letto. Sono andata a due, giunto a due, un quarto d'ora, 20 minuti. Pensa quanto vantaggio avreste a fare assessore dell'Emilia. Minervini potrebbe fare un sacco di cose. Un sacco di pratiche, di pareggio. No, potrebbe dedicarsi ad altro. Esatto, quello no. Sì. Dai, 29. L'approvazione del piano regionale per gli interventi di valorizzazione delle produzioni agricole e gastronomiche, quindi spesa a favore di Unione Camera, di 2.400.458,39 euro. Assessore Verlangede, Paita, progetto di eccellenza, turismo attivo, legge 296 del 2006, linea di intervento. Va bene. Assessore Verlangede, numero 31, assessore Cucinelli, programma attuativo regionale fatto nel 2013, linea di azione di questo progetto 6, area tematica, complessi monumentali, condizioni contribute a Monte Bruno. Questo è il chiostro lì, sì, sì, il chiostro del complesso di Monte Bruno. Benissimo. Numero 33, assessore Boitano, proroga convenzione tra regione di Liguria e coordinamento regionale, comitati paritari, paritetici territoriali. Via, provato, via. Numero 34, Boitano, approvazione, aggiornamento, modalità di accesso, di gestione, proroga convenzione con fisse per la gestione del fondo per la finanza di progetto e delle altre forme di partenariato. Via. Poi andiamo alla 37, approvazione per protocollo d'intesa tra Regione Liguria e Unione Regionale del Camera di Commercio e Industria per la formazione, l'implementazione e l'aggiornamento del prezziario regionale. Numero 39 dell'assessore Briano, progetto semplice passare al quattro, approvazione e convenzione con ARPA Piemonte per la cessione di comodato gratuito a Regione Liguria di un campionatore. Va bene, approvato, dai. 40 approvazioni e convenzione tra Regione Alfa per piani di comunicazione. Va bene. Finiamo Brianna e poi passiamo a Montalto. Torniamo Brianna, indietro. Va bene. Il numero 41, VAS, ex delle regionale 2012, siamo con il governatore di Savona. Parere motivato, positivo, con prescrizioni. 42, aggiornamento delle norme tecniche per la procedura di via di quella di GR 1400. Va bene, approvato. L'altra invece si ragiona delle norme tecniche, ma in seguito di altre costruzioni della legge regionale 38 del 98. Il numero 44, assessore Briano, legge 12 del 95, integrazione, riparto contributi, bilancio 2013 e enti parco, quindi spese di 40.000 euro, spese correnti e euro 60.000 in conto capitale contestuale liquidazione. Numero 45, assessore Briano, articolo 5 bis, comma 1 lettera C, legge 29 dell'83, indirizzi interpretativi, mettere a definizione interventi su prelevazione e ampliamento sugli edifici di spese e identificazione della normativa in materia di approvata. Numero 46, articolo 7 bis. Legge 29 dell'83, approvazione, criteri. Approvata. Ora, adesso torniamo. 11. Progetto europeo Internet Transcamera, riproduzione elettrica sia in Bacca Interna, in Brastante, lo studio e validazione. Approvata. Poi dalla 12 alla 20. Sono rinnovi o rilascio? Rinnovi o rilascio, esatto. E poi questo abbiamo, credo, finito tutto l'accreditamento provvisorio che non esiste più, quindi siamo perfetti, dentro i termini stabiliti. Compreso Don Oione? Quello è enorme come intervento, povero. Poi 23.
dell'università, del vicepresidente, determinazione in merito all'atto aziendale di diritto privato dell'ASL Savonese. Numero 24, vicepresidente, approvazione del progetto campagna regionale sulle malattie professionali, promossa della regione ASL, INAI, impegno di spesa di euro 30.000. E il numero 25, recepimento dell'accordo sancito in conferenza unificata sul piano di azione nazionale per la salute mentale. Numero 26, vicepresidente, approvazione contratto tipo tra le aziende e enti del servizio sanitario regionale, strutture private autorizzate non accreditate per la messa a disposizione di servizi e spazi finalizzati nella attività libero professionale intramuraria. Numero 27, vicepresidente, programma per la realizzazione di strutture sanitarie ex ospedaliere e psichiatriche, utilizzo residui di finanziamento di progetto ministeriale. Questo è calice. Allora 47, assessore Cascino, comune di Rio Maggiore, Spezia, approvazione di variante all'urgente piano regolatore generale riguardante la realizzazione del patrimonio immobiliare ex scuola entrare di Manarola. Numero 48, comune di Caorus Montenotte. Questa sempre... cosa vuol dire? Aspetta un attimo. Questa cos'è? Sono delle valorizzazioni per alcuni beni che i comuni mettono all'asta per il loro bilancio. No, ma non è quel casino di... No, il numero è 46. Penso di volta che capita a Rio Maggiore. Un po' di allarme, ma è... Vabbè, insomma, sono due valorizzazioni perché i comuni fanno scuole in alto. L'altro riguarda invece il comune di Caio Montenotte. Numero 49, assessore Cucinelli, riordino dei fondi di garanzia, l'approvazione di convenzione con Fissa S.p.A. per la gestione del fondo Confidi Liguria, secondo quanto previsto la legge regionale 25 del 2004, come successivamente modificato. È una modifica della convenzione a seguito di un cambio normativo che abbiamo fatto. Numero 50, assessore Guccinelli, posta S 2007-2013, obiettivo competitività regionale, occupazione, asse 2, linee di attività 2.2, approvazione, bando, produzione di energia da fonti rinnovabili, imprese, impegni, euro, 1.389.000. Sì, è un bando di 1.700.000 euro per fotovoltaico per impianti medio-grandi, ossia per impianti che vanno dai 20 ai 200 kW. È un bando che abbiamo costruito d'intesa con Confindustria, Autorità Portuale, Cooperazione della Grande Distribuzione per strutture particolarmente rilevanti. Assessore Guccinelli, approvazione sede dell'articolo 3,1 della legge regionale 12 del 2012, di linee guida per il recupero di spese di cava del PC. Sì, sono attenzioni per lasciare lì spazi pianeggianti per utilizzo per fotovoltaico delle cave dismesse. Saltiamo Paita, passiamo a Rambaudi. Assessore Rambaudi, numero 53. Sperimentazione del modello di intervento, programma di interventi per la prevenzione delle istituzionalizzazioni. Numero 54 e numero 55. Autorizzazione alla Fondazione Casa di Riposo San Giuseppe Onus, consiglio di Bordighera, la vendita a terzi mediante trattativa privata di immobile, sito in Bolzano. Autorizzazione alla Casa di Riposo. Altro ipoteca, perfetto. Poi numero 56 dell'assessore Rossetti, per il primo, revisione allegato 3 del regolamento regionale 2 del 2010, testo modellato, dematerializzazione e digitalizzazione per i documentari. Assessore Rossetti e Presidente, conferimento di incarico su fondi discrezionali alla Veroic Consultiva S.p.A. per lo svolgimento dell'attività volte alla pubblicità. Numero 58, Assessore Rossetti, prolungamento servizi di assistenza tecnica, fonte di monitoraggio e indirizzo delle comunità di sorveglianza all'Associazione Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo, impegno di 170.680. 59, Rossetti, approvazione, progetto di costruire la rete delle consultazioni. Titolarità,
accreditamento delle strutture formative per la macrotipologia A, attività di istruzione, formazione professionale, rivolta a giovani di età inferiore a 18 anni. Numero 61, che sono rossetti, approvazione e contributo a favore dell'Università degli Studi di Genova per realizzazione e progetti di analisi. Numero 62, assessori Rossetti e Cucinelli, affidamento a Ligure Ricerche ed esercizi di assistenza tecnica. Numero 63, assessore Rossetti, linee guida programmazione pubblica a bisogni di personale della Giunta regionale per i treni 2014-2016. Numero 64, assessore Rossi, approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra regioni, comune di Genova, provincia di Genova, azienda sanitaria 3, università, agenzia regionale e ANPAL. Numero 65, l'assessore Rossi. È cominciato a portuare, facciamo dopo. Poi se non arriva in tempo lo facciamo dopo. La 65 sono tutte e due, guarda. Allora, quindi anche queste, ma niente. Quindi arriviamo alla prossima. 63 è quella che deve andare in consiglio. Sì, 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 sui nomi. Allora, adesso le forze. È fatta su, non ci siamo qui. Allora, del vicepresidente. Comunque le mettere qui così come me la fa. Non c'è problema. Allora, del vicepresidente, programma integrato oncologia, la prevenzione del cancro, sviluppo modelli di intervento basati sulle evidenze, impegni con scuole di liquidazione di euro 6.725 a favore della regione toscana per recupero soldi. Assessore Cascino. Finisca questa. Ah, ragione, sì, giustamente. Ce l'ha in grembo. Allora, assessore Cucinelli e vicepresidente, linee guida per l'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di pulizia mineraria, di prevenzione infortuni e tutela. Complimenti, vicepresidente. Sei liberato, eh? Compito tu la sicurezza. Allora, vicepresidente, riclassificazione delle acque del golfo della Spezia per l'attività di molluscicoltura e ostricoltura in applicazione del regolamento CE. Vicepresidente, aggiornamento del censimento dei flussi informativi in materia di sanità animale e sicurezza alimentare, adozione nuove modalità di invio per la rendicontazione dei flussi e indicatori di monitoraggio degli stessi. Grazie, c'è una c'è. Cercando mestieri nuovi, assistente. Allora, queste qui c'entra. Ce le sono le fotografie. Allora, questa la metto dall'altra parte. Sì, adesso sì, va bene. Tanto queste non sono. Dell'assessore Cascino, comune di Chiusamico, Imperia, conferenza di servizi, ex articolo 10, legge 10 del 2010, per approvazione del progetto definitivo per strutture da adibire all'attività produttiva, avente valore e contenuto di sua invariante al PRG. Questa cosa è quella ASI. Parere positivo. ASI Chiusamico. È un'azienda, non so cosa faccio. Nuovo stabilimento. È un po' che attesa. Ma nuovo stabilimento lì o dall'altra parte? No, lì. Sì. Come? Trasferisco. No, guarda che devono avere già qualcosa. Perché risulta, che ricordo io. No, forse il terreno devono.
Comunque è breve positivo, non risolto. Non vi ricordate cosa fanno questi nella vita, no? Ah, latte. Bene. Non l'ho mai incontrati, ti ricordi qua? Eh sì, consiglio regionale, sì. No, ma non mi ricordavo che tipo di attività avessi. Con la mia produzione ho incrementato l'uso del latte. Latte. Bravo Renzo. Avanti. Allora, dell'assessore Berlangeri, approvazione del protocollo d'intesa tra Regione Liguria e l'Associazione Direttori d'Albergo, Sezione Liguria, per l'introduzione del marchio direttore Top Class. Dell'assessore Rossetti, convenzione tra Regione Liguria e Arte della Provincia di Genova per la definizione delle modalità attuative di erogazione dell'anticipazione di cassa di quell'articolo 19 della legge regionale 251 del 2012. Del Presidente, concessione del patrocinio ed uso del logo della Regione ad iniziative varie. Berlangeri e assessore Rossetti. Approvazione schema di convenzione tra Regione Liguria, Comune di Genova e Palazzo Ducale, Fondazione per la Cultura, per la prosecuzione di attività facenti capo alla Fondazione Regionale per la Cultura e lo Spettacolo e relativo finanziamento. Chiuso? Adesso dobbiamo fare lo statuto. Perfetto. Quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto. Grazie. Ieri abbiamo chiuso le due agenzie formazione lavoro, oggi questa qua. Sul piano della spending review vorrei... Abbiamo finito. Un concorso nazionale, di più, quello che hanno fatto di più le regioni o la regione. Vabbè, ma i genovesi dovevano primi in questo caso. No, il problema che avete. Se mica arrivasse il conto, se mica arrivasse il conto. Allora, assessore. Ci stavi zitto, vedi? Non ci faccio perdere tempo. Che diventa un elemento potenziale. Molto meglio sarebbe la tavola savonese. Dai. Dai ragazzi, che se no facciamo in tempo a fare le pratiche oggi. Allora, assessore Rossetti, approvazione e convenzione, Regione Liguria, Università di Genova, per l'attuazione del progetto di qualificazione energetica di adeguamento a normativa di prevenzione di incendi e sicurezza, foro di centrato di Sorrella FAR, FSC 2007-2013. Impegno di €1.500.000. Allora, questo qui è il FAS del polo universitario di Savona, giusto? Sì. Che vale quanto? 1,5 più 2 università. Anche qui siamo quasi attivi, ma è sto FAS, a parte le quattro cose grosse. Ancora sulla alta formazione c'è ancora un po' di conclusione sull'ICS. Ah, tanto per cambiare. Ci siamo quasi, dai. Assessore Rambaudi, contributo straordinario ai piccoli comuni per le spese di inserimento in strutture socioeducative di minori affidate all'autorità giudiziaria. Impegno in fondo per i comuni sotto i 1000 abitanti, quelli che erano proprio la disperazione con l'inserimento in strutture. Bene, via. Interventi per il coordinamento dell'integrazione scolastica e formativa delle persone con disabilità e individuazione delle relative risorse finanziarie. Quindi di €1.840.000. Comuni, le province, il problema è settembre 2014. Assessore Rossetti, variazione per euro
4.148.440.000, bilancio 2013, sensi dell'articolo 7, legge regionale 52 del 2012, Fondo Sanitario Nazionale, Sanità Penitenziaria, 16° provvedimento. Neanche questa è quella, o sì, no? Assessore Rossetti, corrispettivo differito conseguente all'operazione di cartolarizzazione, determinazione del fondo. Convenzionata regione Arco. Tecnica. 13 presidente, programma di interventi infrastrutturali urgenti a favore dei comuni, legge regionale 10 del 2008, atto propedeutico al programma 2014. E cos'è questo? Al vicepresidente. No, no. Presidente. Ah, no, presidente. No. Ma scusa, ma la diamo del tempo dopo, no? Me la leggo la cartellina, quindi lo vediamo dopo. Questa è una cosa che ho chiesto di fare io per un motivo che poi vi spiego. Assessore Rossetti e vicepresidente, deliberazione numero 802 dell'agosto 2013 del direttore generale della SDUE Savonese concernente il bilancio di esercizio. Bene, 2012. Via, sono arrivati piccoli, ma poi li vediamo in cartellina. Lo dico per Lella che è una delle presentatrice. Assessore Buccinelli, approvazione patto d'area tra Regione Liguria, Comune di Chiave, Camera di Commercio di Genova, Ascom, Commercio di Chiave, Ricib, ci vediamo in centro a Chiavari. Sì, questa è una bella delibera che presentiamo lunedì a Chiavari in conferenza stampa, il primo patto d'area previsto dal nuovo piano, dalla nuova programmazione commerciale, ossia possibilità su aree ristrette di centri cittadini di far politica insieme ai privati per facilitare l'avvio di nuove attività, per consolidare le esistenti. È una bella esperienza, speriamo che altri la seguano. Procediamo. Ma quello elastico lì è una sola o sono tante? No, no, sono tutte quelle di tante. Ah, sono quelle già provate. Allora, assessore Guccinelli, legge regionale del 2000, articolo 14, indicazione dei criteri prioritari per l'elaborazione del piano annuale delle iniziative promozionali. Sì, c'è stata una modifica settorializzando molto perché diminuiscono le risorse, bisogna scegliere. Assessore Cucinelli, legge 8 del 2000, articolo 14, modifica del piano annuale delle iniziative promozionali 2013. C'è una piccola modifica del piano esistente. Via Presidente, adesione ad iniziative di interesse regionale, legge 20 dell'86, promosse da associazioni varie, euro 30.300. Più che Presidente, medici, tutto il potere a medici. Non so che sono i miei impegni, ma non faccio manco un tempo a vederli. Assessore Guccinelli, approvazione convenzione tra Regione Liguria. Violante lo chiamava principio di affidamento. Nei tempi che ero alla Camera, lì ho... Diciamo, come si fa a votare 150.000 cose in un giorno? Vige il principio di affidamento. Si affida sempre a qualcun altro. Approvazione convenzione regione ARE per il supporto alle strutture regionali per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 7, legge 20 del 2007. Ci sono le risorse per le certificazioni energetiche, c'è il database adesso delle certificazioni sugli impianti, calderine, cose varie. Assessore Cucinelli, approvazione della strategia regionale di specializzazione intelligente 2014-2020. Sì, questa è una bella delibera perché è l'approvazione della Smart Specialization. Le nuove direttive dell'Unione Europea per i fondi 14-20 dicono che le singole regioni, gli stati nazionali, devono costruire delle strategie sulle Smart. Credo che siamo la prima regione che lo approva. L'abbiamo costruito d'intesa col comitato di indirizzo, quindi con tutte le parti, dai centri di ricerca, università, associazioni di categoria, sindacato. Puntiamo a tre settori fondamentali che sono sicurezza e qualità della vita delle città, sanità e scienze della vita
e tecnologie ed economia del mare. Qua ce n'è una copia di tutto, chi lo vuole se la può prendere. Non la vogliamo. Assessore Briano, demanializzazione delle aree del demanio idrico utilizzato per i parchi ferroviari del Roia, sito nel comune di Ventimiglia. Va bene, va bene, va bene, va bene. Sa se ne avevamo mai a capo di sto Roia. Boh. Poi un DDL dell'assessore Berlangeri, cioè del parco dell'Aula. Non c'è il parco dell'Aula. Non c'è l'altro. Buono. La produzione di quest'anno. Si ferma lì, questa è la cattiveria. Questa è la produzione di quest'anno qua. Slow Food si sta occupando dei noccioleti di quelle parti lì. Dicono che siano buoni i noccioli di quelle parti. Dai. Allora, assessore Berlangeri, razionalizzazione e adeguamento di normative in materia di turismo, cultura e spettacolo, un DDL. Sì, un DDL. Va bene, va bene, va bene. E un altro DDL dell'assessore Berlangeri. Organizzazione turistica regionale. È un inizio alla voce. Allora, poi senza legge. Ecco, mi dovete dire 27, ricordatevi. 27, le leggi che secondo voi possono andare a gennaio, febbraio e marzo. Infatti, io il web non ho. Sto scritto? Così facciamo una. Eh? Sì, se diamo a Gabriella poi ci porta qui l'elenco. Avanti. Assessore Rambaudi, disciplina delle atti di dismissione, vendita, costruzione di diritti reali immobiliari degli enti ex IPA, ventilazione di gravi pubblicità nazionali, integrazione della liberazione 1490. Sì. Eravate voi che avevate richiesta propedeutica alle due specifiche. A 27, dai, 27. 27. Allora anche le altre due, di conseguenza, sono rinviate. Le due erano finite. Non credo che una settimana cambia la vita, tanto più che c'è di mezzo Natale. No, no, ma solo per 27 porta lei, direttore, segretario. Allora, sono in pratica questa collegata, quindi queste due sono rinviate. La 54 e la 55. Sono figlie, diciamo. Esatto. Sì, questa la madre. Senza madre le figlie non ci possono essere. Allora, assessori Briano e Buccinelli, Park FAS 2007-2013, linea azione B, tutela e valorizzazione risorse ambientali e culturali, progetto sistema Park. Riprogrammazione intervento in favore dei giardini botanici Emboli, impegno di spesa di euro 240.000. Questo qui si somma al FES, no? Qualcosa di buono si farà. Sì. Il Lambo e cos'è dal punto di vista vostro? Allora, parte del giardino è un'area protetta regionale affidata all'università. Poi c'è l'area marina regionale che adesso dovremmo mettere in la mortola. Diventerebbe poi tutto. In più fa parte del progetto del patrimonio dell'UNESCO, quindi dai parchi cremonesi francesi. Bene, andiamo avanti. La firma non si nega nessuno. Quindi siamo quasi in fondo, se ben capito. Direi che come deliberazioni non c'è altro. Ci sono riservate, c'è una comunicazione. Comunicazione. E bisogna finire verso le 11.40. Allora, 11.45. Una comunicazione dell'assessore Rossi in merito alla valorizzazione dell'impiantistica scolastica sul territorio ligure. Sul relativo censimento impiantistico svolto nell'anno in corso, in particolare sul sito delle palestre scolastiche. Dopo letta. Le condizioni delle palestre scolastiche? Sì.
Ah no, ci sono le lettere dell'assessore Pai. Ah già. La vesco non c'è. Vesco lo facciamo quando manca poco a mezzogiorno. Allora. L'assessore Cucinelli. Convenzione tra Regione Liguria e ARPAL per l'affidamento di attività di supporto tecnico all'esercizio della funzione di vigilanza in ambito estrattivo, prevista dall'articolo 25,2 della legge regionale 12 del 2012. Quella della faita, via. Assessore Paita. Quindi quella dell'assessore Paita, vediamo. Allora, assessore Paita, eccola, sì. Allora, rimodulazione e Lucinelli, rimodulazione del finanziamento per l'intervento relativo alla realizzazione e allargamento della via Morego a Genova Bolzaneto, primo lotto, conseguente alla riprogrammazione PAS. Che numero è? 1752. È lo spostamento dai FIR ai PAS, una delibera, diciamo. Esatto. 6 anni fa. Quindi è una delibera molto tardiva. Non è tardiva. Ma quello che abbiamo fatto qui è occupare fondi regionali per mettendola sui FAS. Ma l'opera credo che stia finendo in questi giorni. Vabbè, dai. Finish? Ma non si deve ammaricare che sia finita, va bene. Ma io non ne ho altro, questa qui o quella del... Ah no, un'altra. No. Quella della giornalizzazione? Allora, prendiamo la cartellina, che abbiamo pochissimo. Ecco, quella del progetto europeo, l'incarico di... Allora, posso dire una cosa poi? Io sì. No, è un'informazione, tutto sommato, buona, perché con oggi abbiamo chiuso la certificazione della spesa fondi europei FESR, quello che scade al 31 dicembre 2013. Noi avevamo un obiettivo dell'Unione Europea di 307 milioni di spesa certificata, dello Stato italiano che ce l'aveva sovradimensionata a 313, abbiamo certificato a stamattina spesa per 318.500, quindi siamo ampiamente sopra rispetto ai livelli di spesa. Ce ne dessero, li spendiamo. Possiamo vedere un po' la cartella, come al solito facciamo al fondo. La fa presto, la conferenza stampa oggi a mezzogiorno, tra l'altro è molto ricca. Allora, questo che vedete, credo possa esservi utile, è il programma di riqualificazione urbana che ha seguito Giovanni Boitano. Il primo blocco che vedete è quello che avevamo già approvato tempo fa. L'ultimo blocco invece è quello approvato la settimana scorsa. Il comune che è rimasto a metà è il Cisano, che trovate sopra e sotto. Gli altri invece sono tutti nuovi. Le calotte, poi sono giunto, ti chiamo tra un po'. Ciao. Dunque, poi trovate, dico che abbiamo deliberato oggi in giorno, non doveva venire anche un'altra cosa, quella della... L'uomo che non dice. Va bene, questo qui è un... Ecco, c'è l'assessore, finiamo questo lavoro. Assessore, riesco.
Allora, abbiamo fatto una delibera programmatica, diciamo, qui poi seguirà l'altra iniziativa delle cose. Con cui finanziamo un po' di roba del picco, sarà il Como, Emilia, Stoccolma, Massimino, e poi venerdì prossimo verrà pacchetto in cui c'è Isola Bona. Il motivo per cui l'abbiamo fatta è che con questo modo tutti i comuni della Liguria quest'anno hanno avuto un intervento per la regione, o che si è concluso, alcuni lavori sono in corso, magari proseguono, o che sono cominciati, oppure, come dire, avviano col finanziamento. Ci tenevo a farlo in modo che non ci fosse nessun comune scoperto, mi sembra una cosa, magari, molto rilevante, insomma, è diventato distintivo di questa amministrazione. Bene, un ghiaccio che se ne è occupato, Iva, Lella, Pico, insomma, venerdì arriva l'ultima, con l'ultima finanziamo tra l'altro Isola Bona, che è quella cosa fragile che è successa, abbastanza fragile, come il teatro di Londra. Però invece la delibera Pico, quella complessiva, arriverà a gennaio. No, lo dico per lui. Però con questo atto noi non c'è un comune a Liguria di cui non ci siamo occupati quest'anno, per ciò che riguarda le opere pubbliche. Infine, già avete qui la scheda di, che presenteremo con Angelo tra poco, Angelo Renzo, che è il recupero della vecchia fortezza di 20 anni. I lavori sono terminati e che andremo a visitare poi. Tanto è della regione, non mi ricordo. Si è ricoperato della regione dato in uso fino al 29. E andremo a vederli il 20 gennaio, poi dopo, come è successo con la fortezza per la Castel Franco, poi proseguirà l'estimento. Ma i lavori sono finiti. Anche oggi, finito, fa Nicolao. È la nuova. Va bene. Allora, noi dobbiamo fare adesso le pratiche di Vesco. Le pratiche del professore Vesco. Allora, adesso. Seduto, collega. Importanti? Allora, le pratiche dell'assessore Vesco. Che cosa importante? Sì. Adesso. Beh, si sarebbe notato, no? Allora, dell'assessore Vesco. 65. Allora, 65, esatto. Approvazione dello schema di convenzione tra Regione, Liguria e Comercio, di giornata per la gestione della commissione per l'accertamento dei requisiti di idoneità per l'esercizio del trasporto pubblico non in linea per l'anno 2014. Impegno di 13.590,80 euro. Il numero 66, decreto legislativo 422 del 97, approvazione schema di programma tra Regione e Comune di Genova per la regolamentazione del servizio di trasporto, vale che non avrebbe questo impegno. 2015. Poi 67, accordo di programma con il Ministero del Lavoro per la realizzazione di interventi in materia di servizi alla persona, impegno e liquidazione di euro 23.500 a favore e delle province di Savona e Spezia. Numero 68, progetto regionale cofinanziato dall'Unione Europea, Fondo Europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, impegno di euro 102.955. Numero 70, Vesco, assegnazione e ripartizione tra le province liguri del Fondo regionale per l'occupazione delle persone disabili, di cui l'articolo 60, legge 3 del 2008, impegno di euro 824.490,93. Numero 71, progetto formativo per percorso di inserimento lavorativo di 130 persone disabili, trasferimento al Comune di Genova, euro 150.000. Numero 72, trasferimento all'Agenzia Liguria Lavoro dell'importo di euro 20.000 per la realizzazione del progetto sperimentale di comunicazione integrata sui temi del lavoro. Tu devi portare anche sull'agenzia, un po' di polisacco. Dell'assessore Vesco, siccome c'è stata una delibera di riordino, è un problema tecnico. No, volevo solo fare un'osservazione sulla delibera 71, se la possiamo sospendere, perché
pensavo ci fosse stata la concertazione. Venerdì prossimo, dai. Quindi la rinviamo. Quindi c'è il venerdì prossimo, c'è cioè questa qui, le tre, esatto. Quella dei 150.000. Sì, sì, no, no, pensavo l'avessero fatto. Attenzione, attenzione, attenzione. Allora, fuori sacco, del 422,97, articolo 9, contratto di servizio 2009-2014 tra Regione Liguria e Trenitalia per il trasporto ferroviario regionale, proroga, ai sensi dell'articolo 4. Ecco, questo è un passaggio importante, insomma, perché noi siamo alla vigilia dell'ultimo anno di vigenza del contratto di servizio con Trenitalia, cioè il 2014. Il contratto stesso all'articolo 4 appunto indica che noi un anno prima della scadenza dobbiamo dare, diciamo, manifestazione di interesse a Trenitalia nel diciamo, proseguire o meno sul contratto di servizio. Facendo questa opzione che noi appunto oggi approviamo, chiediamo a Trenitalia solo la proroga dei 6 mesi che sono appunto necessari. Quali 6 mesi? Il contratto prevede che ci sia una proroga di ulteriori 6 mesi rispetto ai 6 anni oppure di 6 anni interi. Noi andiamo sull'opzione dei 6 mesi perché nella discussione che stiamo portando avanti, se non facciamo questo atto entro la fine dell'anno siamo obbligati poi al rinnovo del contratto per altri 6 anni. Siamo obbligati poi a fare la proroga dei 6 mesi o no? Sì. Ma quello credo che sia assolutamente necessario. Facciamo partire con gennaio. Questo non lo so, ma i tempi poi di, diciamo, di interconnessione tra i due soggetti non è così facile, nel senso eventualmente. Non potete studiarlo un po'. Non puoi studiarlo un po' per capire se può essere un'opzione che abbiamo, che esercitiamo fin da adesso, ma non un obbligo. Cioè, ma questo è un obbligo. 6 mesi è ancora un obbligo. Cioè noi con questo atto oggi, cioè se non facessimo questo atto non possiamo rifare la gara. Facciamo questo atto, però poi ci conserviamo ancora anche dall'ipotesi, non ci pregiudichiamo la possibilità di proseguire anche con un contratto di servizio ancora. Però se non facessimo questo, ci pregiudichiamo l'opportunità di... No, questo l'ho capito, sono assolutamente d'accordo. Mi chiedevo se non possiamo lasciare aperta la possibilità di partire al 1 gennaio. Perché ma la vedo molto difficile dal punto di vista tecnico, però questo lo possiamo, non potete studiare, possiamo verificare. Tanto venerdì va bene, no? Va bene anche venerdì, sì, però non vi sfugge il fatto che 6 mesi sono quelli che cambiano le funzioni, giunta, mandato. Ragioniamoci. No. Se trovassimo una formula, magari concordata con loro, che non scatta il diritto ad avere 6 anni, fin qui ci siamo, che ci diamo reciprocamente atto che possiamo comunque accettare il diritto di avere 6 mesi, scatta il diritto, ma poi può darsi che ci arriviamo a scegliere, no? Da fare 6 anni, se fallisce tutto, no? Giusto? Che ci diamo reciprocamente atto che porterebbe bisogno dei 6 mesi, ma che se per caso avessimo finito tutto, possiamo anche approvare questa e poi nel frattempo rinegoziarla anche nel corso. Ha guardato un po' bene. Vabbè, tanto se facciamo la giunta al 27, siamo ancora nei termini. Siamo ancora nei termini per... La mettiamo in sacco venerdì. Venerdì in sacco. Però magari non mettete questa, aspettate da direttore Poggi per capire se eventualmente c'è un'altra versione. Io sanno perché stiamo facendo questo. Cioè, è chiaro il principio, bisogna capire se è praticabile la posizione che è espressa. Possono essere anche interessante. No, perché insomma è difficile chiudere entro l'anno, ma lasciare una cosa così un po' appesa. Vabbè, dai, vediamo un po'. Va bene. E poi c'è un argomento dell'assessore Vesco, legge regionale 33 del 2013, articolo 11, con 10 e 12, linee guida per la predisposizione dello statuto e dei regolamenti dell'Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale e direttive relative alle quote di partecipazione degli enti proprietari. Spiegaci. Sì, questa è, diciamo, l'avvio ufficiale, insomma, della Costituzione dell'Agenzia regionale per il trasporto pubblico ai sensi della legge 33 che è stata recentemente approvata dalla,
dal Consiglio. Non sarebbe mai settimato, andando indietro, visto che è possibile settimare da Europa, che tu parlassi bene con Soprano, però. Spiegagliela un po', visto che è discorso di treno, no? Siamo bene. Dunque, questo devo dire che è un ottimo lavoro, insomma, che FIS ha fatto per gli uffici dell'assessorato, insomma, è già una buona, siamo già in fase avanzata del lavoro, insomma. Peraltro informo che ieri abbiamo fatto la prima riunione tecnica per la costituzione dell'agenzia ed erano presenti tutti gli enti, diciamo tutti 8, pur non essendo ancora arrivata l'adesione, manca ancora Ufficiale, Spezia e Imperia. Le altre sono arrivate tutte, però ieri erano presenti tutti, cioè quindi sulla parte tecnica, anche perché secondo me l'illustrazione che FIS ieri ha fatto, non abbiamo consegnato questo documento, ma abbiamo fatto, abbiamo fatto un passaggio anche insomma, di discussione anche con Lella insomma, i giorni scorsi, quindi avevamo deciso di non distribuire ancora per rispetto della procedura tutta la documentazione. Stai scontando o no? Sì, ho un incontro con SAP a lunedì. Dovrebbe essere quello in cui chiariamo tutto alla fine. Con natalizio, forse. Senso. Anzi, ma devo dire martedì mattina, sono finito di natalizio. Natalizio qua? Sì, natalizio. Perché non potevano venire qua, io lunedì mattina sarei comitato col loro aspetto, insomma, quindi vado martedì mattina. Insomma. Però io credo... Questo sono ritardo. Sì, no? Ma ieri c'era l'ingegner Benvenuto della provincia, mi ha detto che la lettera è pronta, che lui l'ha scritta, è solo la firma della provincia, sì. Anch'io, avendo parlato col commissario Pesella, finché non arrivo ho ancora qualche preoccupazione, insomma, che voglia un po' cavalcare quel vento di, diciamo, di protesta legata. Sono Coba e Will che hanno preso in mano quella protesta. Però io credo che anche... No. Credo e anche la FISA. Mi riservo di fare magari una riunione per spiegare. Secondo me lì ora c'è una strumentalizzazione forte, va capito questo sistema. Okay. Ora dicevo, noi oggi con questa cosa presentiamo le linee guida, perché? Perché le linee guida poi devono essere, ai sensi della normativa appunto approvata, devono essere trasferite sia al CAL, che insomma la legge dice sentito al CAL e la commissione competente. Questo percorso si deve concludere entro l'8 di gennaio, quindi è il motivo per cui abbiamo accelerato, per consentire poi di arrivare ad avere quel giudizio entro quella data. Ieri abbiamo presentato un po' la mappa degli impegni che tutti ci assumiamo e devo dire che è stata condivisa da tutti. Questa tabella di date insomma, porta a una serie di adempimenti, perché poi noi dovremo fare solo un passaggio di giunta. Gli altri devono fare invece un passaggio all'interno dei rispettivi consigli, tranne le due amministrazioni commissariate, quindi può essere un po' più complicato. L'obiettivo ci siamo dati è che il passaggio all'interno dei consigli, con tutta la documentazione che è necessario per affrontare quella discussione, soprattutto nei territori dove c'è un po' di diffidenza, penso Spezia e Imperia, e quindi è quella di fare avere quanto prima tutta la documentazione, il piano economico finanziario, la bozza dello statuto e del regolamento. L'impegno che tutti hanno condiviso è di andare all'approvazione dei consigli entro il 15 di marzo per consentirci l'ufficialità della costituzione dell'agenzia, quindi con atto notarile, al massimo entro il 15 di aprile. Questa è la tempistica che ci siamo dati. Con i passaggi che occorre fare da parte dell'amministrazione la vedo praticamente difficile, però diciamo dare nel mezzo e quindi a fine marzo avere già la costituzione ufficiale secondo me sarebbe già importante. A grandi linee. Anche perché in parallelo si fa l'offerta, no? Con quel gruppo di lavoro. Sì. È quello che ha vinto per la gara. È un API di 3 aziende genovesi. Come sono? Competenti. Stanno lavorando, insomma. Il problema di quel lavoro, lo dico, insomma, la debolezza di quel lavoro è che le aziende, io penso per scarsa volontà, non voglio arrivare a pensare che non li abbiano, insomma, ma non ci forniscono tutti i dati relativi all'elaborazione delle strategie trasportistiche. Non so qual è il peggio delle due. Tant'è vero che martedì, insomma, nella giunta straordinaria che abbiamo fatto, avevo portato una delibera in cui, a fronte del fatto che le aziende non dovessero fornire questi dati che sono per noi indispensabili, andremo anche a una riduzione dei trasferimenti. Tre cose velocissime. Dunque, la struttura che abbiamo definito è una società per azioni, quindi
una società per azioni in cui noi poi dovremo decidere se aderire direttamente o far aderire FIS, insomma, come si fa con partecipazione. Anch'io propendo, per, mi pare, per la soluzione FIS, un capitale iniziale di 400.000 euro, una sottoscrizione, abbiamo fatto un po' una rappresentazione in cui comunque non ci sia una preponderanza dei territori in quella soluzione. Questa accade, FIS deve stare alta. Deve stare alta, perfetto. Quindi l'ipotesi che propongo è che FIS abbia un capitale sociale del 40%, gli altri, le altre quote vengono ripartite fra gli 8 soci fondatori. Se no il lo fa da padrone. Fra gli 8 soci fondatori. Ma se non fai così, il comune di Genova ha la maggioranza assoluta. È quello che abbiamo fatto anche negli altri noi, scorso, non c'è, no, non c'è proporzionalità. Abbiamo fatto tutte le proiezioni, quella è la più... È quella che... una riunione, ricostituita il periodo scano, adesso ho capito appunto la finanziaria. Comunque, insomma, l'ipotesi è questa, insomma. Vabbè, che mi pare però non ci sono tanti altri. Ieri abbiano... abbiano... Avete capito la logica, gli altri comuni dicono, se la regione non è alta, se i comuni vanno per quota, Genova c'è la maggioranza. Sì, però c'è anche un'altra ragione, se mi posso permettere, che noi se assegniamo la gestione del anche del ferro, non possiamo non avere un ruolo in quell'agenzia, perché se no ce la gestiscono i comuni poi il ferro, che non è una cosa particolarmente... Insomma, vabbè, fate la riunione. È molto preoccupante. Cioè, comunque l'ipotesi che abbiamo tracciato, insomma, peraltro, condivisa, insomma, che fisse ci fa, perché insomma, andiamo a dire quella del 40%, gli altri... comuni e province hanno una quota di riparto, abbiamo inserito, anche se non è necessario, abbiamo inserito una tabella in base al peso del servizio, il comune di Genova vale il 27%, con questa ipotesi. No, Genova la sorsa super. Dicevo, società per azioni, 400, abbiamo predisposto anche un piano, diciamo, finanziario, un piano, e dal punto di vista dei costi l'abbiamo veramente progettata, insomma, strutturata con un costo proprio veramente ridotto, insomma arriviamo al massimo ad utilizzare lo 0,50 di quel 2% che c'eravamo lasciati. Mi pare un risultato veramente ottimo, cioè, nella prima fase questa agenzia viene strutturata con un consiglio di amministrazione di 5 persone, ai sensi delle normative sulla spending review 3 dovranno essere dipendenti degli enti che la partecipano. Una struttura snella dal punto di vista dell'organico, cioè di 7 persone che vanno a dare una, diciamo, che secondo la progettazione è stata fatta, possono sostenere l'onere, non poco, l'onere di tutto quello che l'agenzia dovrà andare a fare e quindi prevalentemente su comando degli enti che la partecipano o delle società. Anche perché nella prima fase di costituzione, il primo anno, quel 2% neanche lo potremo utilizzare. C'è poi una proiezione rispetto al personale, lo voglio precisare, che porterà a pieno esercizio del contratto di servizio ad avere 30 ispettori. Ispettori che saranno anche in questo caso messi a disposizione dagli enti. No, dagli enti, perché cosa succede? Cioè, succede che bisogna andare sul territorio a verificare che il contratto di servizio venga rispettato appieno, cioè quello che facciamo noi oggi con Trenitalia. Lo dico perché, tra l'altro, questi ispettori si pagherebbero da soli. Tenete conto che noi oggi commisuriamo a Trenitalia oltre 1 milione di euro di sanzioni all'anno a fronte dei 5 ispettori che girano sul territorio della nostra regione. Eravamo 1, siamo passati a 5. Penso che ampliando anche sulla gomma, questo sia un organico minimo necessario. Gli enti hanno condiviso l'impostazione data rispetto a un servizio ispettivo che controlli, diciamo, rispetto di quelli che saranno i criteri a base da gara per cui viene assegnato il servizio. E nello stesso tempo hanno condiviso anche il fatto che siano loro stessi a mettere a disposizione all'interno dei loro organici e ovviamente messi a disposizione con quel parametro di ripartizione che è un po' la composizione sociale, e nello stesso tempo però che si accollino l'onere, e questo ci consente di avere comunque un servizio, secondo me, efficace anche da questo punto di vista, senza andare a sfondare quelle che sono le previsioni di spesa. A grandi linee questo è quello che vi dovevo dire. Va bene, bisogna che prepariamo le cose da dire di là. Direi che qui diciamo il titolo e poi il testo viene di là, perché viene di fare la
Allora, noi di là presentiamo questa cosa del foto dell'annunziata, che mi pare abbia bisogno di commenti ulteriori, no? Perché è finito. Poi presentiamo l'investimento su Savona, dice bene? Un milione e mezzo più due, le pare di là. Poi volevo farvi un po' il quadro della legge di stabilità. Dunque, noi abbiamo portato a casa il provvedimento per le compagnie, che sostanzialmente stabilizza Genova per 5 anni, speriamo che non ci siano questioni europee. Poi hanno messo su Gaslini 2 milioni per 3 anni, che non è una grande cifra, però è la prima volta che c'è un finanziamento per lui, che vuol dire che si configura come una cosa non stabile. Bisognerebbe provare, tanto la botta grossa non la faremo mai più, come la controllo. Bisogna provare a fare 4, 5, 6, 7, 8, sempre più. Abbiamo provato a attaccare la cosa di frontaliere, che non è male per niente. E abbiamo provato a casa il differimento di un anno degli scaglioni sulla fiscalità per la sanità, che per noi era una tragedia, perché pagavano i poveri e tenevano i ricchi. A questo punto abbiamo assunto anche un po' di rischio con l'emendamento, diciamo 28 per capirci, però poi è andata bene ieri, quindi... Vi dico la mia giornata di ansia, se non porto a casa quello che serve per sostanzialmente le incognite che avevamo una era gli scaglioni, che adesso per una non c'è più. Una era il parto di ieri, che adesso non c'è più, che è andata bene. Cioè il taglio che abbiamo ricevuto sostanzialmente è il taglio lineare del fondo. Mentre l'effetto, diciamo, popolazione e l'effetto cost standard sono largamente compensati per più complicato. Io queste cose le spiego di là, perché sono spiegato solo a chi è interessato, diciamo, anzi, è una conferenza stampa importante. A questo punto rimane solo un problema, che hanno chiesto i bilanci di 10 anni per andare a spulciare uno per uno, e quando li avrà spulciati ci diranno cosa fare. Però noi chiudiamo l'anno come conti bene. Non so quante regioni potranno dire che da 28.000 euro in giù non si paga nessuno, sei tasse, secondo me non tanto, quante saranno? 7-8? Meno? No. Va bene, dunque, poi sulla sanità cosa c'è ancora da dire? Riparto ho detto, fiscalità ho detto, dunque abbiamo anche definitivamente vinto la via del fuoco, quindi possiamo continuare ad usare il... Sì, cioè arriva la delibera, aspettiamo la risposta del ministero, possiamo continuare a usare il fuoco, ci costano molto meno. E avete visto che si è pronunciato il Consiglio di Stato a favore del via. Va a finire. Mi sembra che abbiamo fatto anche bene, no? C'è anche la che dove entra la maggioranza, sta cosa qui, però che noi non difendessimo la programmazione del Consiglio regionale, insomma, ancorché l'atto riguardasse una vicenda comunale, andava. Poi Coto non può il 27 ma viene il 3, o no? Notizia di stamattina mi pare di più all'8. Ragazzi, questi qui. Mamma mia, ragazzi. E siamo ancora in tempo, l'8? Sì. Deciderà quando via. Sì. E infine ho parlato ieri sera a lungo con Alfano, Pippo. Mm-hmm. Assicura che prende in mano la cosa personalmente. Perché avrei di sentire il suo capo di gabinetto, il capo segreteria, il suo segretario, comunque sarà il capo di gabinetto. Ovviamente chi l'ha messo in contatto, ho detto con noi e con Fossati, ha capito, ho detto che insomma c'è veramente una tensione, lo dirò anche di là in conferenza stampa, poi mi ha fatto cercare anche Letta, che se ne sta occupando Rana, il capo della segreteria di Patroni di Rana, e invece al MEF mi ha cercato quella che ha preso il posto di Quinzi, un'altra giustizia, scoperto che non mi ricordo come si chiama, o sa Silvia, e poi c'è Valetta che se ne occupa, mi pare che insomma stiamo provando a
darci una mano, so, adesso non so, pensiamo tutti, è del colpo a loro, quindi, no, perché c'è sempre l'idea che possa rimediare quello che non fa i guai, perché rimedi quello che fa i guai. So. Io direi di spiegare bene queste cose di Lazio, di raccordo, no? O magari venite un po' interessati, anche molto presto, perché a mezzogiorno andiamo da alla conferenza stampa, l'una a cui noi sono in gara, sono per il pescatore che si piove, e poi verso le due partiamo per andare a Borghetto, no? E poi si va d'Arcola, cioè la una giornata che lascia poco qui. Ma se non ci sono altre cose, io farei le pratiche di Senegal. Non so se abbiamo previsto anche di farci gli auguri o no. Ah. Io la farei venerdì la tua, perché sennò si affoga in cose troppo grosse. Quindi ricordiamoci già venerdì che presenti la riqualificazione autonoma. Ecco, a proposito di piani, mi viene in mente, ma noi non ce la facciamo a subordinare la legge, diciamo, con gli ambiti al fatto che da qui a quel giorno facciano le cose, se non le fanno andiamo dritti. Ah, sull'acqua soprattutto. Sì. Ci studiamo un attimo. Se noi, come dire, con la legge ci togliamo di poteri, un quadro in cui ci deve esercitare... Dove dobbiamo dire che ci sostituiamo dove non è qua avanti. Ah, ma oppure lo mettiamo nella legge. E sui rifiuti il problema della legge dei rifiuti è meno, però portando il piano si affievoliscono alcune tesi. Io comunque ve l'ho mandato. Allora, prendiamo, facciamo le pratiche di mattina. Non capite, ci facciamo, è previsto che facciamo gli auguri, ma se no non si sa, non lo sa nessuno. Non è contento occupare. Ma quelli lì è l'olio, non detto, ma l'hanno chiesto al consiglio di me l'hanno chiesto, ma non mi hanno trovato. Allora, facciamo ce le facciamo per Capodanno. Facciamo per Capodanno. Per Capodanno. Per Capodanno. Okay. Mi piace anche di più. Ma insomma, sì, devo dirla verità. Fate voi. Fate voi di organizzare loro, vera, il vento del Salvatore, poi. Vabbè, però tra i due spero il 2014 di più. Io mi associo al sesto.